Il presidente del Consiglio regionale Mauro Laus ha ricevuto in sala Viglione con il vicepresidente Nino Boeti, gli assessori alla sanità Antonio Saitta e al lavoro Gianna Pentenero e numerosi consiglieri regionali, una delegazione dei lavoratori dei servizi di polizia dell'ASL Torino 1 e Città della Salute giunti in corteo sotto Palazzo Lascaris. Le organizzazioni sindacali hanno espresso le forti preoccupazioni dei lavoratori che con il nuovo appalto rischiano una riduzione del 33% di ore di lavoro. Gli assessori Saitta e Pentenero hanno annunciato un confronto tra azienda ospedaliera, società vincitrice dell'appalto e regione per rispondere alle legittime preoccupazioni dei lavoratori.